Sarà la stranezza delle loro regole a far vivere i tedeschi in armonia? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. So che sono un po' discontinuo in questo periodo, ma mi dispiace. Oggi torno con un video un pochino simile, se vogliamo così, a uno che avevo fatto qualche mese fa relativo alle leggi assurde in giro per il mondo, che se volete recuperare vi lascio qua sopra. E visto che quel video ha avuto un discreto successo, ho pensato di crearne una versione completamente dedicata alle leggi assurde in Germania, che appunto vedete qui. Peraltro avevo altre idee di video, ma voi avete scelto di vedere come primo video proprio questo qui tramite un sondaggio che ho messo nella community tab che vedete sulla mia pagina del canale YouTube. Peraltro il sondaggio è ancora aperto, per cui escludendo ovviamente l'opzione di questo video qui, potete comunque scegliere quali saranno i video prossimi che verranno pubblicati su questo canale, quindi darmi una priorità in base alle vostre preferenze. Cominciamo quindi con queste 10 leggi assurde in Germania. La prima è abbastanza scontata se mi seguite già da un po' di tempo ed è quella che non si possono fare rumori molesti, diciamo così, durante la notte, ovviamente, ma nemmeno durante la domenica o comunque le giornate festive. Tanto che non potete nemmeno andare a buttare il vetro in queste particolari fasce orarie, in queste particolari giornate, negli appositi contenitori. E a proposito di raccolta differenziata, vi lascio qui qua sopra sempre il video dedicato alla raccolta differenziata in Germania e a come gestiscono i rifiuti. Passiamo poi a cose decisamente più assurde, perché è vietato girare con un cuscino sotto braccio per strada. Questa cosa infatti potrebbe costarvi una multa salatissima. Il cuscino è infatti considerato un'arma passiva e potrebbe essere usato in una rissa improvvisa per soffocare qualcuno. In più, se siete in Germania, fate molta attenzione a quando usate la bicicletta perché viene considerata tanto quanto una vettura. Rischiate infatti la sospensione o addirittura la revoca della vostra patente se vi sorprendono in bicicletta da ubriachi. La quarta legge di cui vi parlo è quella che bandisce il verso che dice Deutschland über alles dall'inno nazionale tedesco, che è stato bandito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale perché rimanda all'egemonia voluta da Hitler. È sempre legata al periodo nazista, c'è una legge particolare che rende illegale il fatto che voi possiate impedire ad uno spazzacamino di entrare in casa vostra a qualsiasi ora del giorno e della notte. Infatti la polizia avrà bisogno di un mandato, ma lo spazzacamino no. Altra legge un po' particolare riguarda la sicurezza, perché in qualsiasi edificio che superi i 500 metri quadri è obbligatorio avere all'interno un modellino dell'edificio stesso. Questo serve più o meno come le planimetrie che ci sono qui in Italia, negli edifici, principalmente quelli pubblici, per aumentare la sicurezza in caso di un'evacuazione. Attenzione poi a dare del tu ai poliziotti o a dei dipendenti pubblici. Questa cosa infatti viene considerata una grave mancanza di rispetto e potrebbe costarvi addirittura 800 euro di multa. Multa salata che potrebbe arrivarvi anche nel caso insultaste una persona e potreste addirittura rischiare la galera. Considerate che mostrare la linguaccia potrebbe costarvi intorno ai 150 euro, ancora peggio se mostrate il dito medio perché la multa si aggira intorno ai 4.000 euro e non sto scherzando. Occhio anche a non buttare dei rifiuti a terra, in particolare mi riferisco a quelli che non ci accorgiamo, diciamo così, perché è pieno di mozziconi. Anche questi potrebbero farvi prendere una bella multa se li lanciate a terra, legge che peraltro mi trovo assolutamente favorevole perché appunto non se ne vedono veramente troppi in giro. Se peraltro se volete scoprire altre cose da non fare in Germania, vi lascio un video dedicato quassù. E arriviamo a quella che secondo me è la legge più assurda di tutte, poi nel caso fatemi sapere quella che è la vostra con un commento qui sotto. In Germania infatti c'è una legge che impone dei particolari divieti durante il Venerdì Santo, addirittura in Baviera questi divieti sono estesi dal Giovedì Santo fino alla mezzanotte del sabato, quindi prima della Pasqua. In questo lasso di tempo infatti è vietato ballare, fare traslochi, lavare l'auto e pensate, esiste addirittura una lista di oltre 700 film proibiti. Tra questi ci sono Heidi, i Ghostbusters, Mary Poppins e Batman. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato interessante. Se è così, lasciate un bel like e commentate qui sotto con quella che è la legge che avete trovato più assurda.
Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella per rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni. Vi ricordo di andare a votare sulla pagina del mio canale quale video vorrete vedere dopo questo. Mi raccomando, seguitemi su tutti i social, in particolare Instagram e TikTok, dove sono un pochino più attiva e quindi potreste vedere anche quello che combino quando non pubblico video. Non mi resta che salutarvi, darvi l'appuntamento al prossimo video e dirvi come al solito, have a nice life!